quale opportunità potrebbe essere data dal contratto a impatto sociale? Sì, è una, un'idea che la Francia sta sperimentando, molto interessante dal mio punto di vista, dentro una nuova filosofia che è quella appunto della promozione dell'economia sociale. Insomma, il sistema di impresa che costruisce appunto connessioni con la pubblica amministrazione attraverso il mondo, diciamo, variegato del terzo settore, per costruire risposte al disagio e alla sofferenza di molti pezzi della società. Parliamo ovviamente di soggetti vulnerabili, di soggetti fragili, di donne, di giovani, di disoccupati di lunga durata. Insomma, l'impresa che promuove questo start-up sociale e che poi viene in qualche maniera risarcita dalla pubblica amministrazione all'esito della verifica dei risultati. È un meccanismo nuovo per il nostro paese, mi auguro che possa diventare interessante per le nostre aziende, che devono finalmente mettersi in gioco, perché, come dire, nel loro business non ci può essere solo un piano industriale del profitto, ma ci deve essere anche un'attenzione per le situazioni di difficoltà e di disagio. Nessuna impresa può spiccare il volo se nel suo contesto sociale e territoriale ci sono sacche di dolore e di sofferenza. Questa tipologia contrattuale appunto incide in maniera puntuale, innovativa e moderna su questo grande tema.